Il Barolo, così come lo conosciamo oggi, deve le sue fortune alla rivoluzione produttiva e quindi qualitativa portata avanti da due figure fondamentali nella storia delle Langhe. Giulia Colbert Falletti, ultima marchese di Barolo, a cui viene riconosciuto un ruolo cruciale nella modernizzazione del vino, e Camillo Benso, conte di Cavour. Il primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia, a poco più di 20 anni, nel 1832, fu spedito dal padre a prendersi cura dei vigneti di famiglia a Grinzane, dove Camillo Benso dette fondo a tutte le sue conoscenze ed a tutta la sua passione per l'agricoltura e la viticoltura per portare dei sensibili miglioramenti culturali in vigna e tecnologici in cantina. Al suo fianco l'enologo Pier Francesco Staglieno, cui fu affiancato qualche anno dopo tale Louis Houdard, un commerciante di vini francesi, grande esperto di rossi bordolesi, che dette l'impulso definitivo al Barolo, facendolo diventare il vino che conosciamo oggi, ossia un vino di lungo affinamento, capace di evolversi nel tempo. Le prime bottiglie sono del 1844 e arrivavano presumibilmente dalle uve coltivate a Vigna Gustava, 4 ettari alle pendici del castello di Grinzane Cavour, che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha adottato qualche anno fa e da cui oggi nascono le 15 barrique di Barolo prodotte grazie alla consulenza dell'enologo Donato Lanati e del suo laboratorio Enosis Meraviglia, protagoniste di Barolo en Primeur, l'asta benefica promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Consorzio del Barolo Barbaresco Alba, Langhe e Dogliani. Barolo guarda Beaune in un certo senso, l'esempio arriva dall'asta dell'Hospice de Beaune, arrivata alla sua 161esima edizione, quella del Barolo ha mosso i primi passi soltanto un anno fa, ma già è pronta a crescere, in che modo? Beh, intanto sì, guardiamo Beaune anche se non vogliamo copiare nessuno, però giustamente i cugini francesi di cose interessanti nel mondo del vino ne hanno sempre fatte. Questa che sarà il 28 ottobre sarà la seconda edizione, quindi abbiamo tanto ritardo rispetto alla 162esima edizione che sarà l'asta di Beaune, però vogliamo crescere, oltre al vino della fondazione saranno quest'anno all'asta anche i lotti comunali con i vari produttori, quindi sono i lotti per i vari comuni del Barolo e del Barbaresco, quindi credo sia una cosa interessantissima per tutta la denominazione e per la valorizzazione dei nostri marchi. Ecco, in tutto quanti lotti, da dove arrivano, quando verranno messi in asta e come? Beh, la fondazione ha 14 barrique, 7 sono destinate ai progetti di beneficenza e 7 invece sono libere, nel senso che chi se la giudicherà potrà decidere a chi donare i soldi che sono stati investiti. Per ciò che riguarda i lotti comunali invece saranno 11, ci saranno 8 lotti per il Barolo, 7 per i comuni più importanti e 4 per i comuni più piccoli, quindi fanno 8. E 3 per il Barbaresco, quindi 11 lotti divisi appunto per menzioni comunali. Quindi da questo punto di vista abbiamo un parterre interessantissimo, perché l'obiettivo è di portare a diciamo, partecipare più produttori possibili con dei prodotti che non siano poi normalmente facili da trovare in commercio, quindi grandi formati, un'etichetta d'artista, quindi una cosa molto personalizzata. L'appuntamento quando è? 28 ottobre, che è un venerdì, al pomeriggio, l'asta sarà battuta in contemporanea qui a Grinzane Cavour e a New York. Da? Da Christie's, sì, sicuramente. L'asta del Barolo arriva alla sua seconda edizione, un qualcosa che nasce evidentemente per aiutare gli ultimi, con un obiettivo importante e alto, ma che poggia la propria forza su un vigneto, Vigna Gustava, una vigna che esisteva già un secolo e mezzo fa. Siamo alle pendici del castello di Grinzane e Cavour. Ce la racconta da un punto di vista anche enologico? Beh, la Vigna Gustava per noi del Piemonte è un nome veramente importante, perché è uno dei personaggi che ha dato credito a tutta l'agricoltura, ma specialmente alla viticoltura piemontese italiana, è stato Camillo Benso, conte di Cavour, che proprio nella Vigna Gustava aveva portato avanti delle innovazioni tecnologiche per la viticoltura. E quando sono stato chiamato in questo progetto ho sentito
nominare questo vigneto mi sono emozionato e non ho dormito una notte intera e ho pensato che cosa potevo fare, come potevo correlarmi con il pensiero di Cavour, e mi sembra di essere stato quasi condotto a dover parcellizzare tutto il suo vigneto per far qualcosa di innovazione e far capire che la biologia di un vigneto si sviluppa soprattutto nell'80% nel terreno, e quindi capire come le diverse parcelle potevano dare dei gusti, dei profumi diversi. Così ho diviso questo vigneto pianta per pianta, l'ho sezionato quasi in 20 parcelle, abbiamo fatto una ventina di vinificazioni di uva di 500 kg circa ed abbiamo così creato una tessera delle tessere di un mosaico per fare dei vini che esprimono un colore, un gusto e un profumo diverso nell'ambito dello stesso vigneto. Questo per dire che la natura veramente non è globalizzata, ma veramente bisogna andare a cercare nel suo microcosmo, nel suo microambiente, le peculiarità che possono soddisfare i nostri pensieri. Così abbiamo cercato di capire quanto queste uve potevano essere longeve, che profumi potevano dare e che colore potevano sostenere anche nel tempo. E quest'anno che abbiamo fatto la seconda vinificazione, quindi la prima nel 2020 e la seconda nel 2021, abbiamo potuto esprimere o far capire cos'è l'emozionalità di un'annata. L'ambiente è estremamente importante, il valore del terreno risente molto del lavoro dell'uomo, ma l'energia della luce e quella della terra sono predominanti, quindi la forza della natura è fortissima. Questo è un motivo in più per preservare un ambiente. E poi questo è un progetto che mi ha dato anche tanta forza, perché è un progetto circolare, perché è vero che questa idea della fondazione può aiutare il Barolo, ma è lo stesso Barolo che aiuta l'idea della fondazione, quindi è un progetto a 360 gradi che può trasferire del bene a chi ne ha bisogno. È un piacere a chi vuole bere del vino con emozionalità. Il 28 ottobre torna l'asta del Barolo, un'asta nata a sostegno di un grande progetto di beneficenza. Ce lo racconti? Sì, volentieri. Grazie per l'opportunità. Qua alle spalle vedete il vigneto acquistato dalla Fondazione un paio di anni fa e messo a frutto per una grande asta di beneficenza. Dalle uve appunto ricavate da questo vigneto e sapientemente lavorate dall'enologo Donato Lanati, sono nate anche quest'anno 15 barrique di Barolo che sarà pronto nel 2025, che saranno battute all'asta in primeur quest'anno il 28 ottobre al castello di Grinzane. Una grande asta di beneficenza. L'anno scorso siamo riusciti alla prima edizione a raccogliere 660.000 euro a favore di 17 diversi progetti di beneficenza in campo culturale, sociale e artistico, e quest'anno si riparte di nuovo alla grande con una nuova edizione. Con una peculiarità però, nel senso che non tutti i fondi saranno gestiti direttamente da voi, ma ci sarà spazio anche per i progetti proposti da chi queste barrique se le aggiudicherà. Sì, l'idea è di avere una parte di barrique che saranno abbinate a dei progetti, per cui chi si aggiudicherà il lotto destinerà, diciamo così, il ricavato a favore di questi progetti che saranno predeterminati, e una parte delle barrique, la metà circa, questa è l'idea, saranno liberi, e quindi chi si aggiudicherà il lotto potrà decidere di destinare le risorse a tal fine messe a disposizione a favore dell'ente che potrà scegliere, insomma. Ecco, le risorse gestite direttamente da voi, che progetti hanno finanziato nello specifico, anche solo per fare qualche esempio, nell'ultima asta del 2021? Sì, l'anno scorso abbiamo finanziato dei progetti importanti, uno sicuramente dell'ADAS, un'associazione appunto cuneese che assiste i malati terminali, che quindi dà sollievo a chi purtroppo si trova a attraversare un percorso di sofferenze alle famiglie. Per noi molto importante e sentito, ed è stata aggiudicata appunto la barrique più importante con 50.000 euro. Poi abbiamo anche dei progetti in campo culturale, del Castello di Rivoli ad esempio,
o anche a favore della protezione civile che l'anno scorso, come sapete, si è prodigata in maniera molto importante per contenere la pandemia. Quindi anche il 30.000 euro sono andati a favore della protezione civile di Cuneo.